gesto ambiguo da parte di un noto rapper, spuntano 150.000 euro sul palco durante la performance. Da dove vengono? Il pubblico è rimasto sconvolto durante il concerto organizzato presso il Forum di Milano, occasione in cui un rapper di origini lombarde si è esibito tenendo 150.000 euro in contanti sotto braccio. Il fatto è avvenuto poco dopo la performance di Sfera Ebbasta, le persone presenti non riuscivano a credere a ciò che vedevano. La domanda attualmente sorge spontanea: dove ha preso tutti quei soldi? Approfondiamo insieme i fatti nel dettaglio. 150.000 euro sul palco durante una performance, da dove vengono? Caffeina Magazine, si tratta di Andrea Rigoni, artista nato nel 1999 a Legnano, in arte Shiva, si è avvicinato alla musica durante la permanenza in Toscana e successivamente ha deciso di trasformare la sua vocazione in una vera professione. Amico stretto di Sfera Ebbasta ha avuto quindi l'occasione di esibirsi durante il concerto al Forum di Milano, proponendo al pubblico il brano Soldi in Nero, scritto proprio dal collega. Il gesto dei soldi sotto braccio è stato spiegato dallo stesso rapper su social, 150.000 sul palco per Soldi in Nero. Solo verità nella mia musica, ma questo cosa significa? Shiva, il mistero dei 150.000 euro sul palco. Il rapper 23enne ha chiarito ai suoi followers di avere come unico obiettivo quello di portare alla luce la verità attraverso la sua musica, ha quindi portato 150.000 euro sul palco del Forum di Milano, in occasione dell'esibizione di Soldi in Nero. Cosa significa questo? Quei 150.000 euro sono guadagnati in nero? Se così fosse, questo rappresenterebbe un bel autogol per il rapper di origini lombarde, in quanto significherebbe ammettere di non aver pagato le tasse sul guadagno esposto sul palco. Shiva, dove ha preso quei 150.000 euro? Sun's blog, non sappiamo a questo punto se con verità, Shiva intendesse inviare un messaggio chiaro al suo pubblico, quei 150.000 euro rappresentano forse un simbolo? Sarebbe meglio per lui, dato che parliamo di una cifra particolarmente sostanziosa. Il personale giudiziario potrebbe benissimo chiedere al rapper la reale provenienza dei soldi esposti al Forum di Milano e, di fronte ad una mancata spiegazione chiara, la polizia potrebbe iniziare delle vere e proprie indagini. Il gesto rimarrà fine a se stesso? Staremo a vedere. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!